La fame sotto le bombe fece compagnia agli italiani per molti anni dopo che il 10 giugno 1940 il nostro paese entrò in guerra accanto alla Germania e fu una compagnia insistente, lancinante e crudele. Dal luglio 1943 all'aprile 1945, ma anche per molti mesi successivi, tutti, tranne i pochi ricchi e fortunati, si dedicarono ad una caccia quanto mai problematica, procurarsi il cibo per se stessi e per le famiglie. Le prime sequenze sul tema della fame riguardano Napoli, che fu liberata dagli alleati negli ultimi giorni del settembre del 44. Qui i cineoperatori raccolgono alcune scene di disperazione e vengono in mente le immagini di Pulcinella che lascia cadere in bocca gli spaghetti che cava fuori dalle tasche e anche quella di Miseria e nobiltà, la commedia di Scarpetta, in cui un gruppo di morti di fame si consola con pietanze inviate da uno sconosciuto benefattore. La Napoli, dell'ottobre del 44, fa la fila, si aggroviglia in resse inestricabili sotto gli occhi delle guardie. È tutto per conquistare un pugno di farina o una pagnotta. Poco prima che arrivassero gli alleati, la situazione era drammatica e inoltre mancava la speranza che accadesse presto qualcosa in grado di tranquillizzare atroci languori e rasserenarsi gli animi. Tutti i generi erano razionati e con la tessera c'era ben poco da scialare. La razione quotidiana di pane era ridotta a 150 grammi e quella settimanale di carne era scesa ad un etto. Le calorie quotidiane consentite erano non più di 900. Neanche gli orti di guerra, sorti un po' dovunque in tutte le città, riuscivano a lenire bisogni che si facevano di giorno in giorno più urgenti. Dalle Alpi alla Sicilia erano stati ammessi a coltura nelle città 17.000 milioni di metri quadrati, per un complesso di 250.000 appezzamenti. A Roma avevano arato Villa Borghese, a Milano il parco, a Napoli la Villa Comunale e tutte le aiuole disponibili. Fu pubblicato un libro di ricette intitolato «La cucina del tempo di guerra», in cui si rivelava la bontà della zuppa di ortiche, della minestra con le bucce dei piselli e del vino fatto con le bucce delle mele.
mentre si esortava a condire l'insalata con l'acqua dei pomodori e a fare il caffè con il surrogato e l'acqua in cui sono state bollite le patate dolci, dette americane. Soffrono tutti, certo, ma chi soffre di più sono i bambini. Sono loro infatti i primi a correre incontro ai soldati alleati, soprattutto agli americani, perché gli americani sono quelli che allungano le tavolette di cioccolato, la gomma da masticare. Ma subito questi bambini si accorgono che i doni che ricevono non bastano, serve ben altro. Le mani che si tendono disperatamente verso i salvatori cercano un cibo più sostanzioso. Gli aiuti per la gran massa della popolazione cominciano ad arrivare, ma la situazione già drammatica viene aggravata dalla difficoltà degli alleati di capirla fino in fondo. Come scrive lo scrittore e militare americano John Horn Bars nel libro La Galleria, non capivamo o non volevamo capire che ci trovavamo in un paese povero, ridotto a zero dalla guerra. Dappertutto dove arrivavano gli americani i prezzi salivano alle stelle finché la lira non ebbe più valore e gli italiani, prosegue lo scrittore americano, non potevano pagare quei prezzi, specialmente per le cose che a loro servivano per sopravvivere. Si sarebbe dovuto istituire un comitato di controllo di americani probi e integerrimi per sovrintendere alla distribuzione di tutti i generi alimentari che mandavamo all'Italia per soccorrere le popolazioni. Invece tutto veniva affidato a italiani che 9 volte su 10 erano profittatori. L'Italia ha lo stesso problema, scampare alla brutalità della guerra e trovare da mangiare. I padri e le madri di famiglia aguzzano l'ingegno. La donna italiana recupera le sue origini contadine e riscopre gli antichi sistemi per far seccare la frutta, fare la marmellata persino con i petali di rosa, conservare le uova nella calce per l'inverno. E quel che non si ricorda lo si inventa. L'olio si ottiene mescolando aceto e fecola. Un pastone di grano bollito messo in forno ricorda vagamente il pane. Un odore di pancetta fa da companatico insieme con le fave, con i piselli dell'orto e con le foglie di zucca. Il latte si tiene fuori sul davanzale, frigorifero dei poveri. La bottiglia è tappata con un turacciolo, avvolta in una pezzuola di tela. A turno la si scuote perché agitarla stanca le braccia. Dopo un'ora resta sul fondo un grumo di burro. Si scoprono misteriose salse, come la salsa rubbia, per condire, ma qualcuno a volte fa ricorso a sostituzioni più allarmanti. Non devono essere stati pochi i gatti finiti in padella con 2 foglie di rosmarino, se il prefetto di Bologna emana un'ordinanza che vieta l'uccisione dei gatti per l'utilizzo della pelle, dei grassi e delle carni. I cosiddetti fori mussolini che gli italiani fanno nella cinghia aumentano ogni giorno di più e soprattutto non fanno eccezioni. In tutta Italia la questione di fatti è la stessa, le scene di fame non mutano, anzi presentano episodi oggi dimenticati, come ad esempio la distribuzione degli avanzi delle razioni dei soldati alleati a gente che si accontenta volentieri. Quel cibo appare l'occasione per un pasto quasi irregolare.
Il filmato che vediamo è stato girato a Lucca e riguarda uno di questi episodi del terribile 1944. Le persone che partecipano alla distribuzione sono sfollati, giunti a migliaia in città e nei sobborghi, da Livorno, da Pisa, dalla Versilia. Gli alimenti che questi sfollati ricevevano con le tessere annonarie non bastavano. La situazione era meno pesante per gli abitanti di Lucca, che invece potevano contare sui prodotti di un'agricoltura ancora in grado di funzionare. Quando le prime navi con gli aiuti compaiono nei porti italiani, sembra finalmente giunto il momento di farla finita con la fame e i bisogni più urgenti. Ma le apparenze ingannano. Le tonnellate di vivere e di indumenti, oltre ad altro materiale necessario per le esigenze più elementari, non sempre vanno nella destinazione per la quale erano previsti. Ancora John Horn Burns osserva: ricordo che vi erano non pochi veri criminali che rubavano merci dalle navi che scaricavano nel porto di Napoli. Merci che non si poteva dire appartenessero a loro nemmeno facendo uno sforzo di immaginazione. Mi persuasi che potevamo sbandierare le libertà democratiche e insieme alimentare un fiorente mercato nero. Mi convinsi che potevamo gridare contro i delitti del fascismo ed essere crudeli quanto i fascisti con chi era stato gettato a terra. Ecco perché il mio cuore si spezzò a Napoli nel 1944. Il prossimo filmato è stato girato proprio a Napoli, nei giorni della manna arrivata d'oltreoceano. È il 25 maggio 1944, il rituale della distribuzione è già cominciato e un popolo di affamati si avvicina timoroso per prendere i primi doni che vengono consegnati dai soldati alleati. Accanto a questi appuntamenti, attesi con ansia da una folla senza nome, si organizzava intanto una rete proibita di commerci. Gli americani vendevano ai napoletani le loro razioni PX. Avevano pagato 5 lire un pacchetto di sigarette e lo rivendevano ai napoletani per 300 lire. Tutto ciò fa un guadagno del 600%. Gli stessi americani cominciarono poi a vendere i vestiti militari. Firmavano un modulo di richiesta e ne ricevevano dei nuovi che mettevano poi ancora una volta in vendita.
Norman Lewis, scrittore e ufficiale inglese, di fronte a fatti come questi annotava nel suo libro Napoli 1944 altri spettacoli di strada ai quali ebbe modo di assistere. Continuava, scrive Lewis, una disperata caccia al cibo. I bambini staccavano dal molo le cozze, mezzo chilo di cozze viene venduto a circa 2 lire e se lo si fa bollire abbastanza a lungo c'è la speranza di dare a un brodo ricavato da un qualsiasi rimasuglio commestibile un vago sapore di pesce. In macelleria, prosegue Lewis, le teste di pollo costano 5 lire, un mucchietto grigio di intestini sempre di pollo 5 lire, le zampe di vitello 2 lire l'una. C'erano in Italia, dopo il 1943, 2 livelli di sopravvivenza. Uno in superficie era quello della distribuzione ufficiale, l'altro sotterraneo, sconfinante nella piccola criminalità, badava a fare affari di ogni tipo. Nel sud questa situazione era evidente e le autorità anglo-americane e quelle dipendenti dal governo del cosiddetto Regno del Sud stentavano a mettere rimedio. Ma che cosa accadeva nel frattempo nell'Italia del Nord, interamente occupata dai tedeschi ai quali faceva da alleato fedele il Mussolini della Repubblica Sociale di Salò? Per capirlo basta citare alcuni dati. La dieta di un cittadino che vive al di sopra della linea gotica nell'inverno 44-45 è di 500 grammi di olio, 400 di marmellata, 2 kg di pasta, 1 kg di riso, 100 grammi di parmigiano, 5 kg di patate, 1 kg di zucchero, 600 g di carne e 400 g di salame. Naturalmente niente caffè, vino e alcol, quelli che i fascisti chiamano genere di conforto. Dove gli alleati hanno occupato e liberato le città, sistemate le prime cose alla meglio in mezzo a contraddizioni e speculazioni, la lotta alla fame intraprende una fase nuova. Non si elargiscono più soltanto aiuti, ma si cerca di rivitalizzare l'intera produzione alimentare. Nel filmato che segue si ritorna a lavorare nelle campagne dopo il passaggio delle truppe. Nel febbraio del 1944 siamo in provincia di Napoli, dopo che la gente ha ricevuto patate da semina provenienti dall'America, ecco che i contadini riprendono gli attrezzi e dissodano la terra per nuove piantagioni. È un modo per fronteggiare la carestia che sussiste ancora e per creare soprattutto le premesse per alleviare le condizioni in cui versano la città e la campagna circostante. Ci sono però prevenzioni e sospetti che devono essere superati. Gli abitanti delle città diffidano dei contadini. Pensano che la gente delle campagne stia bene e si arricchisca alle spalle dei disgraziati che non hanno nulla. Hanno visto contadini avventurarsi in città per vendere e lucrare con forme di pane, carne macellata abusivamente, formaggi e bottiglie d'olio.
A mano che gli alleati progrediscono nella loro avanzata, le zone d'Italia sottratte ai tedeschi e ai cosiddetti repubblichini scoprono che la guerra può andare in archivio e che la grande ondata di emozione, paura, violenza, coraggio, odio e fame, in particolare la fame, si ritira. Scrive Marco Innocenti nel suo Italia 1945. Si cessa di esistere e si ricomincia a vivere. Si canta Luna Rossa e Monastero e Santa Chiara. Le topoline uscite dai fienili girano libere come uccelli di bosco. I bambini si arrampicano sui carri armati Sherman come fossero grossi giocattoli. Si suona Blue Moon con le finestre aperte e la luce accesa dopo tanto coprifuoco. Le colonne dei camion americani Dodge con i fari accesi anche di giorno maltrattano le strade. Le ronde della Military Police manganellano i soldati ubriachi. Gli americani portano cibi esotici, sapori compresi. Una rumorosa abbondanza che per molti si rivelerà un'illusione. Durerà poco più di quella giornata di sole in cui sono arrivati. Nel filmato dei cineoperatori delle Combat Camera girato a Cagliari c'è una delle tante navi che portano quei cibi esotici e sapori incompresi di cui parla Marco Innocenti nel suo libro, ma portano anche semplici pacchi che contengono vestiario o altri beni indispensabili, robe e oggetti di cui la gente ha perduto ormai il ricordo. Cagliari e Napoli erano le città che avevano subito i più intensi bombardamenti. Napoli, alla data del 31 maggio 1943, era stata bersagliata per la 70ª volta, una cifra da primato. Cagliari era stata colpita in una misura appena di poco inferiore. Bisogna ricordare che la Sardegna aveva numerose basi militari italiane. Mussolini la chiamava la porta aerei nel Mediterraneo. E proprio dall'isola gran parte della nostra flotta era partita per raggiungere Malta, dove gli alleati avevano chiesto che si dirigesse d'accordo con il generale Badoglio, il nuovo capo del governo proclamato dal re Vittorio Emanuele III. Le operazioni di arrivo e di scarico delle navi trasporto erano vere e proprie azioni militari. Anche se la marina e l'aviazione tedesche avevano perduto sul finire del 43 e l'inizio del 44 gran parte del loro potenziale offensivo, i convogli con gli aiuti dovevano essere protetti e, quando giungevano a destinazione, dovevano fare i conti con la distruzione dei porti dovute spesso ai tedeschi che le avevano programmate sistematicamente per aumentare le difficoltà di attracco delle navi nemiche. A Napoli, dopo che gli alleati entrarono in città con le pattuglie corazzate dei King's Dragoon Guards, il 1 ottobre 1943, i genieri inglesi e americani
riscontrarono che il porto della città era praticamente inutilizzabile, ma in poco più di 2 settimane riuscirono a riparare il possibile e a predisporre moli per gli attracchi. Il 18 ottobre infatti si scaricavano già 5.000 tonnellate di materiale al giorno e, come affermarono le autorità americane, con la fine dell'anno il tonnellaggio che gli alleati sbarcarono a Napoli era superiore alla capacità ufficiale massima del porto prima della guerra. Un risultato che fu considerato eccezionale e che consentì l'arrivo anche delle navi da trasporto con materiale non necessariamente bellico. Napoli aveva bisogno di tutto e le navi che arrivavano numerose per ripartire e tornare di nuovo non potevano supplire all'assoluta mancanza di generi di prima necessità. Se nei campi, come abbiamo visto, si riprendeva a seminare, grazie ai viaggi delle Liberty e al grano che portavano, si riallestì un processo di produzione che cominciava con lo scarico dei sacchi di cereali e continuava con la riattivazione dei mulini che spesso erano stati abbandonati. Si rivedeva la farina bianca. I napoletani, come del resto tutti gli italiani, se n'erano quasi dimenticati. La crusca dominava sulla farina. I tedeschi, che erano appena stati costretti a ritirarsi, avevano lasciato solo le briciole di un loro pane scuro, legnoso, fatto di segale, a forma di mattone, che loro allineavano negli accampamenti alzando delle curiose mura. Si ripresentano nelle panetterie per assaggiare il nuovo pane confezionato con il grano che arrivava dalle lontane campagne americane. Non erano pochi quelli che, assaporando quelle farine e quegli impasti, dicevano di avere l'impressione di mangiare un dolce. Quando gli alleati, superando la linea gotica, raggiunsero e cominciarono a liberare le città del nord, si accorsero che le condizioni di vita degli italiani non erano meno gravi di quelle viste al sud. Nella Repubblica Sociale si faceva ugualmente la fame, anche se non erano frequenti le scene di autentica miseria della Sicilia o delle altre regioni meridionali. Nel prossimo filmato gli operatori cinematografici militari inquadrano nei loro obiettivi la città di Vicenza. L'arrivo degli alleati fa prendere respiro alla gente, anche se ci vorrà del tempo per sistemare meglio le cose.
Nelle immagini dei cineoperatori si hanno i primi segni di una familiarizzazione tra le truppe e gli abitanti. Il simbolo di questa fraternizzazione è un atto molto concreto che riguarda proprio il tema di questa puntata, e cioè il cibo. La popolazione prende i contatti con i soldati alleati offrendo vino e pane. Ricorrendo alle ridotte riserve alimentari di casa, i vicentini dimostrano di saper fare insieme un gesto di saluto, di benvenuto e di gratitudine. Alla data del 14 aprile 1944, per quanto riguarda il pane, la razione per tutti era di 150 grammi. Ai lavoratori ne toccavano invece 325. Ai ragazzi fra i 9 e i 18 anni erano stati assegnati 225 grammi. Il baccalà, il famoso baccalà alla vicentina, era praticamente scomparso e si ricordava un'ultima assegnazione nel dicembre 1943. Natale di guerra è quello del 1944. Non è meno triste e angoscioso di quelli precedenti. Se a Napoli però è il primo Natale senza tedeschi e senza bombardamenti, con la pentola che bolle sul fuoco con qualcosa in più rispetto al passato, nel centro e nel nord Italia cervello e stomaco sono ancora sottoposti a prove molto dure. L'inverno 1944-45 è la coda velenosa della guerra. Sono tempi di perquisizioni, coabitazioni, sfollamenti, coprifuoco, tempi di passi pesanti delle pattuglie, di bandi contro i renitenti, di cartelli in tedesco che segnalano la presenza di banditi, di stazioni piantonate dalla Wehrmacht, di partigiani venduti per un chilo di sale, di giri alla larga per non imbattersi nelle polizie fasciste, tempi di erba selvatica raccolto lungo i fossati, di farina di castagne, di sigarette fatte con le foglie arrotolate dei platani, di surrogati come l'ovocrema, la limonina, l'arancina. Il 1944 finisce male per la Germania. La notte di Natale si blocca l'offensiva delle Ardenne. L'attacco è destinato nei piani di Berlino a ricacciare in mare gli alleati, ma il colpo di coda di Hitler non ha fortuna. In quei giorni, in Italia, gli alleati sono entrati a Montecatini dopo aver superato le resistenze delle truppe tedesche e di quelle mussoliniane. Lo spettacolo che i soldati anglo-americani si trovano di fronte è uguale a tanti altri che hanno visto salendo lungo la penisola.
ma ogni volta, specie in determinate situazioni che sottolineano il trascorrere di lunghi mesi di privazioni, ogni volta si tratta di scoperte che rivelano acuti bisogni di solidarietà, coperti spesso sotto strati di dignitosa timidezza. In un asilo e in un orfanotrofio di Montecatini i soldati alleati festeggiano il Natale con i bambini. Sono bambini che hanno indossato un grembiule pulito e stirato per accogliere la visita dei nuovi benefattori. Non esplode la gioia. Sembra quasi che i bambini non vogliano credere a quanto sta accadendo. I soldati, in divisa ed elmetto, sono dal canto loro imbarazzati. Sono dei commossi inediti Babbi Natale. Castel di Sangro in Abruzzo è l'ultima tappa di questo nostro viaggio attraverso la fame dell'Italia fra il 1943 e il 1945. Castel di Sangro, nell'estate del 43, rigurgitava di forestieri, in gran parte napoletani sfuggiti ai bombardamenti delle città. La guerra sembrava lontana, anche se a ricordarla era proprio la marea montante degli sfollati. Il 27 agosto si celebrava ancora la festa del patrono e proprio quel giorno, nel cielo della città, comparvero formazioni di aerei alleati diretti a Sulmona che scatenarono un violento bombardamento. Il 7 novembre 1943, dopo che i tedeschi costrinsero gli abitanti di Castel di Sangro e di altri comuni vicini ad evacuare, prese l'avvio il massacro in uno scenario infernale per gli incendi che divoravano stalle e pagliai, per le esplosioni che con ritmo incalzante demolivano casa dopo casa. Le ferite atroci di quel giorno non si cancellarono e non si sono ancora cancellate. Nel filmato, che chiude questa puntata, ci sono le immagini riprese proprio a Castel di Sangro nel gennaio 1945, poco più di un anno dopo quel tragico 7 novembre.
La città, a causa di una violenta nevicata, era completamente priva di rifornimenti. Gli alleati, per soccorrere le popolazioni, chiesero l'intervento dell'aviazione italiana del Regno del Sud, che effettuò due missioni. La prima, il 16 gennaio, andò a vuoto per le cattive condizioni del tempo. Due giorni dopo, il 18, la missione invece ebbe successo. Quattro Savoia Marchetti 82 lanciarono col paracadute 8 tonnellate di viveri, soprattutto farina. I militari italiani che avevano scelto di schierarsi con gli alleati per liberare il loro paese aiutavano in questo modo civili e italiani da poco liberati e ancora provati dagli avvenimenti vissuti. Era un altro segno che le cose stavano cambiando. La fame c'era sempre, specie se ad aggravarla concorreva anche il maltempo, ma era comunque una fame un po' meno nera. Dal mare parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato.